Buongiorno amiche, sono arrivata stanca tantissimo dal lavoro, quindi adesso stiamo un po' insieme. Devo sistemare un po' la cucina che ho Mandaradam e poi vi faccio vedere come faccio lo yogurt, che è un po' di tempo che non lo faccio, quindi. La mettiamo di qua perché di lì, se poi mi serve il bollitore stasera, domani mattina non possiamo toccarla. Allora, innanzitutto questa, la yogurtiera della Moulinex. Per chi volesse comprarla, questa yogurtiera qui, io la consiglio. Perché è vera, veramente, veramente, veramente buona. Una cavolata, però si risparmia. Allora, vediamo se riesco a farmi vedere un po' più di qui. Allora, in un contenitore io uso questo perché mi viene più comodo questo. Faccio vedere. Se riesco a inquadrare quello che sto facendo. Allora, l'importante è che noi acquistiamo uno yogurt. Questo è bianco yogurt intero. L'importante è che sia lo yogurt che il latte devono avere almeno il 3% di grassi. In questo caso, essendo intero, ha il 3,7% lo yogurt.
il latte che è 3,6, che è quello pastorizzato microfiltrato. Quindi prendiamo lo yogurt. Questo se non abbiamo i fermenti comprati in farmacia, né? Prendiamo lo yogurt, mescolo, lo rovescio nel mio boccale. Così domani ci abbiamo lo yogurt per la colazione. Prendiamo anche il nostro latte, quindi ho sbagliato ad aprirlo, si aprirà da qui. Beh. Ok, sì. Quindi io per comodità prendo un cucchiaio adesso grosso, aspetta, ne verso un pochino e comincio ad amalgamare bene lo yogurt con il latte. Ok, e man mano lo verso. Tiriamo bene tutto il composto. Allora, qua abbiamo la nostra macchina. Cominciamo a versare nei nostri vasetti il composto che abbiamo fatto. Stavolta lo faccio tutto bianco perché poi andrò a condirlo, che non è la frase giusta, però andrò a metterci dentro altri ingredienti nel momento in cui lo mangio, quello che insomma mi viene voglia di mangiare. Ok? I vasetti sono tutti pronti, metto il coperchio. E facciamo, selezioniamo. Io preferisco uno yogurt più compatto, quindi selezionerò il massimo delle ore, che sono 15. Ok, avvio, basta. E adesso per 15 ore non lo devo toccare, e poi domani mattina mi suonerà, insomma, quando ha finito tutto il ciclo. Aspetterò un attimino, metterò il loro coperchio con la data, perché hanno comunque la possibilità di inserire il giorno della preparazione, quindi è il 20, ok? Domani sarà il 21. Eccoci. Li metterò in frigo e durano 10 10 giorni, 10-15 giorni tutti quanti. Comunque spariscono prima, ecco.